pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Cantiamo, siamo el Palermo! Ragazzi, bentornati, nuovo episodio della nostra carriera. Mi raccomando, massimo supporto perché la carriera è stata ferma per molto tempo, per troppo tempo, ma so che in molti la stavate aspettando e anche se non sta andando, non stava andando come mi aspettavo, come era cominciata, voglio portarla al termine. E quest'oggi calciomercato con un episodio XXL per farmi un minimo perdonare. Quindi via i commenti qui sotto, via mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. In descrizione poi tutti i miei link per donarmi, Instant Gaming per acquistare giochi a prezzo bassissimo, Twitch e tanto altro. Ma prima di cominciare avevo fatto un sondaggio sul mio profilo Instagram, vi invito a seguirmi e la risposta al sondaggio la trovate qua. Sì, la volevate la carriera, ho capito, perdonate. Sto finendo la stagione, mancano 3 giorni, andiamo a concluderla e ho già cambiato la nostra lista dei preferiti, il nostro hub mercato è completamente rivoluzionato. Io in questo episodio voglio fare la rivoluzione, perché se state seguendo la carriera, l'avete seguita comunque fino a qualche giorno fa, ci siamo classificati clamorosamente per la Champions. Quindi il nostro buon presidente, la nostra holding, vorrà assolutamente farci un regalo. Vedremo quanti soldi ci daranno. Ovviamente sono contenti di lavorare con noi e ci mancherebbe. Ho tanti sogni per questo calciomercato. Voglio rendere questo Palermo, il nostro Palermo, il più competitivo possibile, perché non so se mi farò soltanto questo anno. Io comunque la Champions voglio giocarmela e vorrei giocarla nel migliore dei modi, provando, riuscendo a fare il più possibile. Vedremo poi che girone avremo da giocarci, ma cominciamo con questo torneo precampionato che comunque poco ci importa. Sono curioso di sapere quanti soldi ci daranno. Ho dato una sistemata al nostro stadio, che adesso è ripersonalizzato, non ho cambiato molto, e siamo ufficialmente all'1 luglio 2026 e comincia adesso la nostra rivoluzione. Prima di parlare del mercato in entrata, diamo un'occhiata al mercato in uscita, perché da lì capiremo. Io mi sono messo in testa varie strategie di mercato, però la cosa importante è questa. Voglio optare per 2 moduli, dato che giocheremo la Champions, non so quanto il nostro 4-2-2 che io sogno giocarmi la Champions con questo modulo possa essere adatto. Alterneremo il 4-2-2-2 al 4-3-3, quindi l'obiettivo è avere qualche centrocampista centrale in più e ovviamente forte. Allora, tra tutti i giocatori che abbiamo, io direi che è il momento di salutare Antonino Gallo, che aggiungiamo alla lista dei trasferimenti. Dobbiamo migliorare anche tanto le nostre seconde linee. Per me può partire anche Mattia Viti, che non ci ha fatto impazzire. Abdulhamid purtroppo ci saluterà anche lui, so che qualcuno storcerà il naso per alcune trattative. E poi aggiungerei anche nella lista delle cessioni Matias Sule. Per il resto capiremo cosa fare. Ho dato un'occhiata ai giocatori svincolati, perché comunque dobbiamo optare anche per questa cosa. Già lo scorso anno ci siamo fatti sfuggire un giocatore clamoroso, che poi è andato al Brighton. E ho visto che tra gli svincolati, voi avete visto già un nome un po' particolare lì in alto, ma sapete, chi mi conosce sa che io Paulino volevo riportare a Palermo, vedremo se ci riusciremo. Ci sono Francisco Trincao, il portoghese, e Matteo Pessina. Trincao, che può giocare sia a destra che a sinistra, e se dovessimo cedere su Le sarebbe il sostituto perfetto. Pessina può giocare un po' in tutti i ruoli lì a centrocampo. E andiamo a trattare per entrambi i giocatori. Ovviamente ruolo cruciale per Trincao, che potrebbe fare tranquillamente il titolare. Ricordiamo che noi sugli esterni abbiamo tanta roba. Niente clausola. Vediamo se chiudiamo così. Perfetto, 80.000 settimana, lo paghiamo abbastanza, ma è un giocatore forte, con un overall importante ed è il nostro primo acquisto per quest'anno. Quindi benvenuto Francisco Trincao. Overall 84 addirittura, anche se c'era scritto 83, nuova stella, sono molto contenti e lo sono anch'io. Ricordiamo che noi sugli esterni abbiamo Ceballos, Guerrero, Kai Ki, che non ci dimentichiamo che per la panchina è ottimo. E poi mi porterei a casa con tranquillità anche Matteo Pessina, per avere un italiano in più lì a centrocampo. E poi un giocatore, secondo me, che ha un overall pure importante. Non cruciale, lo mettiamo importante. 2 anni di contratto, ci posso pure stare. Pessina che vuole la clausola, io la clausola gliela neghiamo.
e Pessina, che l'ultimo anno l'aveva giocato al Wolverhampton qui nel gioco. 50.000 a settimana, offerta equa, arriva anche Matteo Pessina, secondo acquisto nostro, entrambi dagli svincolati. Andiamo ad aumentare il tasso tecnico della nostra squadra con due giocatori per me importanti. Ovviamente valutazione A, bene così, secondo acquisto, overall 80? 80, accettiamo. 29 anni, giusta esperienza, magari non un giocatore da Super Champions League, però per la panchina avere un giocatore come Pessina secondo me è importante. Prima di avanzare di qualche giorno andiamo a mandare i nostri tre osservatori nei vari stati. Io andrei di sudamericani, Argentina, Brasile e farei Uruguay. Perfetto, mandati tre osservatori, speriamo ci trovino giocatori importanti, anche se arrivati a questo punto della carriera la primavera conta fin lì. Ricordiamoci che abbiamo acquistato a gennaio tre giocatori in scadenza di contratto che arriveranno a breve. Allora dovremmo avere, e l'avete visto mentre facevamo le trattative, dovremmo avere intorno ai 90 milioni, quindi 100 milioni circa per la nostra rivoluzione. 93 milioni per migliorare la squadra, molto bene. Arrivano McBray, Hannibal dallo United, bel centrocampista, vedremo poi l'overall che ha. Arriva Sebastian Driussi, l'argentino, e Federico Gatti dalla Juve. Federico Gatti non so quanto possa piacermi come titolare. Adesso diamo un'occhiata un po' alla formazione tipo per adesso e poi iniziamo ancora, continuiamo col calciomercato. Più o meno la titolare per adesso potrebbe essere questa, con Trincao subito all'inizio, Gatti che è appena arrivato, McBree purtroppo ha soltanto 77 di oro, speravo qualche punticino in più, però raga, avremo modo di migliorarla bene questa formazione, ne sono sicuro. Offerta per Milenkovic dal Real Madrid, 55 milioni, mentre un'offerta da 20 milioni per Vicario dal Monaco. Sono giocatori che sì, avrei voluto trattare, però non è che mi importino così tanto. Io, per cominciare subito col botto, anche se due sono già arrivati, questo calciomercato, andrei a prendere quel giocatore che tutti sogniamo che un giorno torni a Palermo. Sto parlando di Paolo Dybala, UPC Riddo. Ha il contratto in scadenza tra 12 mesi, 55 milioni di valore, proveremo a strapparlo al meno possibile. Cominciare col colpo Dybala sarebbe molto molto importante per far capire al mondo intero che questo Palermo non vuole essere semplicemente una squadra che con fortuna ha trovato un posto in Champions. E lì davanti secondo me potrebbe fare gli sfracelli, nonostante i 32 anni. 55 milioni di valore, potremmo provare ad offrire 35 milioni più Abdulhamid. Proviamo, vediamo cosa ne pensano. Ne vogliono 52 col 10%. Chiudiamo a 45. Affare fatto, 45 milioni il ritorno a Palermo del figlio il prodigo UPC Riddo, Paolo Dybala. E ragazzi, questo sarebbe un colpo che alzerebbe di gran lunga il tasso tecnico del nostro attacco, che è già un attacco molto molto forte. Questo è un colpo da 100. Ragazzi, speriamo di portarcela a casa. Ovviamente cruciale. Quei 125 non vorrei darglieli. Gli diamo 3 anni di contratto però, Paulino. Fine 35. Tu chiudi la carriera a Palermo, altrimenti ti incateniamo davanti al Barbera. Proviamo così, abbassiamo un po' le pretese. Sto battagliando un po' con Paulino. Voglio pagarlo il meno possibile. Ragazzi, non voglio farmelo sfuggire. Voglio che Paolo sia felice, lo paghiamo tanto, ma è ufficiale. Paolo Dybala torna a Palermo, acquisto clamoroso per questa nostra Champions League. E diamo un gran ribenvenuto a Paolo Dybala, che va ad incontrare Buladia e Pasquale, ovviamente, che lo riabbraccia ed è contento. Ovviamente siamo tutti contenti di riaverlo con noi. Cominciare con Dybala, ragazzi, ci fa capire cosa vogliamo fare. Ci buttiamo praticamente metà budget, ma sono sicuro che riusciremo a fare ancora tanto. Valutazione A, lo paghiamo praticamente 10 milioni in meno, anche se sì, era in scadenza di contratto e su questo ne sono consapevole. 86 di overall. Paolino, che bello! Tira giro col sinistro sempre, vamonos. E adesso il nostro mercato finisce qua. Ciao ragazzi, ho speso tutto, vi saluto. Allora, innanzitutto a Paolino, ragazzi, io darei la fascia da capitano, senza dubbi, subito. Mi dispiace Amrabat. In questo momento la formazione tipo sarebbe questa, con l'attacco composto da Buladia e Paolo Dybala. Ovviamente c'è ancora il Gallo Belotti, vedremo se puoi tenerlo o meno in base alle offerte che riceveremo. Però iniziamo a far valere tutto il nostro potere economico. Offerta dal Nizza per Abdulhamid, 9 milioni di offerta. Trattiamo, ragazzi,
chiudiamo intorno agli 11, comunque 11 milioni, chiudiamo a 10, 10 e mezzo, ok, non salta la trattativa, Abdulhamid volerà in Francia. Mi dispiace per il giocatore perché mi c'ero tanto affezionato, ma è giusto potenziare al massimo la nostra squadra per giocarci la competizione europea. Offerte per Martins e per Gallo dal Porto. Antonino, vita mia, mi dispiace. C'ero molto affezionato al giocatore. E sapete che mi sono trovato molto molto bene con lui. Allora, Martins va in prestito, Gallo lo cediamo. Vediamo se riusciamo a cederlo intorno ai 6 milioni. Pagheranno 7 milioni per Gallo, ragazzi. E pensate che c'era scritto che potevamo chiedere fino a 5 milioni, quindi alziamo le mani. Antonino Gallo, in bocca al lupo, ci saluta e andrà in Portogallo. Attenzione, perché il Newcastle ha offerto 39 milioni per Mathias Soulé. E io andrei a trattare, ragazzi, perché un'offerta comunque non bassa, perché il valore è 32 milioni. Se riusciamo a cederlo intorno ai 45, ci saremo ripagati praticamente l'acquisto di Paulo Dybala. Subito andiamo a 50. 39,8, non aumentano di una virgola. 48. Mathias Soulé, che non ci ha fatto impazzire, che lo abbiamo preso dagli svincolati, la Juve aveva scartato, andrà in Inghilterra e lo pagheranno più di quanto noi abbiamo pagato Dybala. È vero che ha tanto margine di crescita perché è un giocatore giovane, ma è una plusvalenza clamorosa. Siamo a metà luglio, arriva un'offerta per Nedel Charu, mentre è arrivata un'offerta dal Milan per Kim, è un altro giocatore che ho messo nella nostra lista. Però vi stavo dicendo che io voglio andarmi a prendere un centrale ed è il momento. Nedel Charu non si cede, Jonuz rimarrà con noi fino a fine carriera, perché è un perno di questa squadra, anche da panchinaro. Andiamo nel lab mercato e se c'è una cosa che a questo Palermo serve, secondo me, è un compagno di reparto del nostro Harvard, perché Viti non ci ha fatto impazzire. Secondo me in Champions abbiamo bisogno di avere un centrale con i controcoglioni, quindi voglio spendere, ok? Sono disposto a spendere tanto. Nella lista ho inserito Fontanarosa, che c'era già la prima, gli altri li ho tolti tutti, un po', e l'ho modificata la lista comunque, a parte i terzini che non ho cambiato, ma per il resto ho modificato un po' tutto. Abbiamo ancora Fontanarosa, che è giovane ma ha soltanto 77 di overall. Abbiamo Bremer, che però è andato al Barcellona e ha una clausola da 200 milioni praticamente, quindi è inutile trattarlo. Milenkovic è appena andato all'inizio del mercato, avete visto, al Real, quindi possiamo togliere sia Milenkovic che Bremer. Sono rimasti Demiral, che sarebbe un ritorno in Italia per lui, secondo me è un giocatore molto importante, e al PSG adesso, secondo me accanto ad Arvod sarebbe una bella coppia. Lisandro Martinez, che può fare più ruoli. E infine il difensore coreano del Napoli, che qui nel gioco è andato allo United. Abbiamo visto che lo United ha appena ricevuto un'offerta per lui. Non lo so, dovrei scegliere tra Kim e Demiral. Però secondo me, ragazzi, Kim mi entusiasma parecchio. È vero che Lisandro Martinez sarebbe forse quello più completo, ma è anche quello che ci chiederebbero più soldi. Proviamo a strappare alla concorrenza del Milan, Milan con cui noi ci giocheremo comunque campionato, Champions, eccetera. Kim allo United, l'ex Napoli. Secondo me lui sarebbe il colpo ancora più importante dietro. Il valore di mercato è 35 milioni, non tantissimo. Viti più 5 milioni. Ne vogliono 37, ragazzi. Meno di quanti gli hanno chiesti al Milan. Offerta equa. Capiremo se Kim preferirà andare al Milan oppure a Palermo a fare il super titolare accanto ad Harvard. E se riusciamo a portarcela a casa, Kim sarebbe un colpaccio clamoroso. Dopo Paulo Dybala arriverebbe un difensore centrale nel pieno della maturità, perché comunque ha 29 anni, che ha già giocato a Napoli, con un overall di 84, andrebbe a potenziare tantissimo la nostra difesa. Trattiamo col giocatore, speriamo che non ci chieda 200 milioni. Con questo acquisto, se riusciamo a portarcela a casa, abbiamo completamente finito i soldi. Proviamo, praticamente prende quanto Dybala. Non era quello che si aspettava, ma dopo una lunghissima trattativa, Kim Min-ye diventa un nostro nuovo giocatore, secondo colpaccio di questo Palermo formato Champions League. Ottimo affare ovviamente, overall 84, tanta roba. E adesso siamo senza soldi, è stato bello far calciomercato, adesso dobbiamo assolutamente cedere. Adesso abbiamo veramente una difesa molto molto tosta con Kim e Harvard. Ricordiamoci che i panchinari sono Gatti, Nedel Charu, Viti sicuramente verrà ceduto. Ci saluta Martins e ci saluta ufficialmente Mathias Soulé, 48 milioni.
Non so quanto ci entreranno, ovviamente a valutazione A, non lamentatevi per questa trattativa. Avremmo potuto chiedere anche qualcosina in più, ragazzi, ma l'abbiamo preso a parametro zero, quindi colpaccio per le nostre casse societarie. Ci aggiungono 43 milioni, bene, quindi torniamo ad avere soldi. Avanziamo, allora, offerta per Ramos, Marcos Antonio invece ha raggiunto la sua massima crescita. Ramos allo Spezia, ho accettato ovviamente solo prestito. Arrivata l'offerta per Viti dal Wolfsburg, vi ringrazio Wolfsburg. In passato i difensori del Palermo e il Wolfsburg ne ha avuti parecchi, ne ha presi parecchi. Accettiamo la trattativa per Ramos. Mentre trattiamo, perché possiamo chiedere addirittura 40 milioni, che non chiederemo mai, per Mattia Viti. Mattia Viti che purtroppo, ragazzi, non ci ha fatto impazzire. Subito 40. Perfetto, ma che bello. Quando chiedo una cosa e mi dicono sì, ragazzi, la cosa più bella del mondo... Mattia Viti sta per volare in Germania. Tre email. Viti venduto, presto per Bianco, che non è Blanco, altrimenti avrebbe distrutto i fiori. Deleghiamo presto per un anno. E lui già inizia ad avere un valore di 3 milioni comunque. E vi dico già adesso che secondo me uno tra Buledia, Belotti e Fofana ci lascerà. Non so chi di questi, sono sincero, però Belotti inizia a crollare di overall nonostante l'età. Mi sarebbe piaciuto vedere l'annata con Belotti e Dybala insieme. Sono sincero, da romantico che sono. Però dobbiamo pensare anche alla carriera. Buledia non vorrei venderlo. Fofana è un'ottima riserva. Fiore è un'ottima riserva, assolutamente. Poi abbiamo sempre Capitan Brunori che ci accompagnerà fine fine carriera. Però lì davanti ancora qualcosa va fatta. Sugli esterni siamo messi bene con Zeballos, Kaiki, Guerrero e Trincao, più i giovani. A centrocampo siamo già tanti, anzi lì potremmo far qualcosa magari a centrocampo. E poi ci servono i terzini. Andrei subito a prendermi i terzini. Andiamo a simulare questa partita contro il Siviglia. Non ci importa vederla. Sperando che nessuno si faccia male, che è la cosa più importante. Ma la vinciamo addirittura 1-0 con la rete di Guerrero. E questa cosa mi fa molto molto piacere. Battiamo comunque una squadra europea come il Siviglia. E poi abbiamo il West Ham tra pochi giorni. Nel frattempo arriva un'offerta dal Girona per Hilmaz, lui sarebbe stato un gran colpo. Mario Martinez in prestito e un'offerta dall'Hoffenheim per Belotti. E sì, un'offerta anche per il Gallo Belotti è arrivata. Allora Martinez lo mandiamo all'Independiente. Gallo Belotti ha 32 anni, trattiamo con l'Hoffenheim. Andrebbe a prendersi il suo ultimo contratto, da noi non è una prima linea, però voglio che me lo paghino bene. 30 milioni chiediamo, 25. Ricordiamo che anche lui l'abbiamo presa a parametro zero. A malincuore, e forse me ne pentirò di questa cosa, ci saluta il Gallo Belotti, che andrà in Germania. Ci siamo tanto riaffezionati, ovviamente, cioè non è mai passato l'amore che abbiamo per il Gallo, che io ho per il Gallo. Mi dispiace, perché ha segnato veramente tanto, però stava crollando di overall. E venderlo in questo momento era importante per non perderci troppo, magari per un futuro prossimo anno. Per la carriera andava venduto, purtroppo. Per il romanticismo, no, l'avrei tenuto, sono sincero. Hub mercato, abbiamo letto terzini. Allora, ci sono ancora Caboret del City, sulla destra. Arnau Martinez del Girona, che può giocare un po' in tutti i ruoli. Lerd, Ethan Lerd dell'Everton, ex Manchester United. E Carstensen, il danese. Mentre a sinistra abbiamo ancora liberato Cacace, Miguel Gutierrez, sempre del Girona, il Mas, ma abbiamo visto che lo stanno per cedere intorno ai 40 milioni, troppo, e poi inserito per l'esperienza Federico Di Marco, giocatore che ci permetterebbe di giocare, ha già 83 di overall, ci permetterebbe di giocare ogni tanto, se ce ne fosse il bisogno, anche con la difesa 3, perché il braccetto di sinistra lui potrebbe farlo. Proviamoci per Federico Di Marco. Capiamo, non voglio di certo pagarlo 40 milioni per un giocatore che non so poi se mi gioca titolare. Proviamo 20 milioni. Vediamo cosa ne pensa l'Inter. Ok, perfetto. Non ci hanno nemmeno pensato, ci hanno mandato letteralmente a fanculo. Proviamoci con Caboret del City, per la nostra sinergia che abbiamo col City. Non so quanto possa valere. E offriamo 20 milioni. Però mettiamoci la clausola, magari al City può interessare la clausola. Proviamoci così, 18 milioni più il 10%, ne vogliono 27, almeno sappiamo la cifra. Secondo me come panchinaro Caboret non sarebbe male, eh? 20 e mezzo. Attenzione comunque, salita di tanto. 22, possiamo arrivarci. 21 e mezzo. Affare fatto col City, arriva Caboret come riservo comunque per giocarsi il posto con il nostro Soppi. Due giocatori di colore lì sulla destra e due giocatori entrambi con i dread. Meraviglioso, cioè se non è realismo questo, ragazzi, un giocatore che ci siamo tenuti nella lista per tanto tempo e sono contento. Ha accettato, gli diamo un po' di stipendio dato che giocava nel City, 69.000 a settimana.
Però arriva Issa Cabore per 21 milioni e mezzo, terzo acquisto pagato dopo Dybala, dopo Kim arriva anche Cabore. E noi avevamo bisogno degli esterni, 82 di overall, tanta roba, bene così. Ripeto, si giocherà il posto con Soppi. E a sto punto, ragazzi, andrei anche dal terzino sinistro, però andiamo avanti di qualche giorno. È giusto riuscire a tappare i buchi il prima possibile e poi vedere cosa riuscire a combinare con gli ultimi soldi che ci rimangono. Allora, nel West Ham c'è Paquetà, abbiamo questa amichevole, anche De Ligt, Militao. Assurdo. Cambi, vediamo come si comporteranno. 1-1, pareggiamo. Rete di Paquetà e rete di Zeballos al 24esimo. Quindi eravamo in vantaggio, poi ci hanno recuperato. Avanziamo ancora e poi c'è la sfida contro l'Aston Villa. E stiamo per completare. E qui è arrivato il momento brutto. Ci saluta il Gallo Belotti. Mandiamo un bacione gigante a lui. Va all'Offenheim, 28 milioni per noi. Me ne pentirò forse di questa trattativa. Però il fatto che sia tornato Paolo Dybala, alzo le mani e mi accontento. Prezzo A, ovviamente. 5 email. Belotti venduto, accordo per il prestito, accordo per il prestito. Harwood, attenzione, è arrivata un'offerta clamorosa per Harwood. Accettiamo il prestito di Bianco. Accettiamo il prestito per Mario Martinez, che va in Argentina, giusto così. E poi, ragazzi, io... Abbiamo la potenza economica e la forza economica per bloccare questa trattativa, sono sincero. Perché Harwood è destinato a diventare uno dei centrali più forti al mondo e non voglio privarmi del giocatore più forte che abbiamo in rosa in difesa, anche se come overall è più forte Kim. Rifiutiamo questa super offerta dal Valencia. Belotti che prende la 9 in Germania, giusto così. Fofana vorrebbe giocare. Onana è andato alla Lazio. Ma un Milinkovic-Savic, ad esempio, no? Quanto potrebbe valere? Soprattutto quanti anni ha? 86 di euro, 60 milioni. E si è fatto soltanto un anno all'Arsenal. Nel frattempo simuliamo... Cioè, all'Aston Villa è andato Goreska. All'Aston Villa. Simuliamo anche questa partita. Che pareggiamo ancora, purtroppo. 2-2. E purtroppo non passiamo così il turno. Ma va bene così, non è una cosa che mi importa il turno precampionato. Voglio riuscire a fare i colpi perfetti. Non voglio... buttare a caso i soldi e prendere giocatori che poi non ci servono. Nel frattempo vanno quindi in prestito i nostri giovani. Mi piacerebbe richiamare dal prestito Coren comunque, ragazzi, perché è diventato 74 di overall e quando giocava era tanta roba. Però aspettiamo per fare queste cose. Abbiamo subito Napoli e Bologna, ragazzi, tra poco da giocarci in campionato. Non vorrei spendere troppo a sinistra, dato che abbiamo già speso comunque 20 milioni per Cabore. E ci servirebbe una riserva di... anche se l'overall, anche se l'età è 33 anni. Leonardo Spinazzola, scadenza di contratto, 82 di overall, non sarebbe malissimo. Sto spulciando un po' tutte le rose sia della Serie A che estere per capire il colpo migliore da poter fare lì a sinistra, ma non solo, anche centrocampisti. Ci sarebbe anche Robin Gosens, un anno e meno rispetto a Spinazzola, ma per me la ciliegina sulla torta va fatta in avanti. Però ci penseremo un po' più avanti, aspetteremo ancora... magari fine mercato, per vedere se riusciamo ancora a far uscire qualcuno. Offerta nel frattempo dallo United per Harwood Bellis. No, ho detto no, Harwood non si cede. Lisandro Martinez al Fulham, ragazzi. 72 milioni. Mamma mia, mamma mia. Cabral è andata all'Ipsia, offerta per Vitale dal Burnley che vado ad accettare. Delega ma soltanto 6 mesi. Lo rivoglio subito in squadra, Vitale. Anche Lille ce l'ha appena chiesto. Ho accettato un anno da Lille, in caso poi lo richiamiamo. Anche Fiore potrebbe farsi tipo 6 mesi all'estero, Sarebbe tanta roba Gabriel Veron del Porto. Che è ancora al Porto, pensavo di vederlo, è anche scadenza di contratto. Devo. Io proverò a portarmi a casa Gabriel Veron. Il brasiliano sarebbe un colpaccio da 90, anche se ha soltanto 84 di overall. E abbiamo già Fernandes che è giovane, ragazzi. Prendiamoci l'esperto, il terzino sinistro. Uno tra Di Marco, Spinazzola e Gosens. È vero che Di Marco sarebbe quello migliore, ma comunque ci chiede tanto l'Inter, chiederà intorno ai 30 milioni. Secondo me uno tra Spinazzola e Gosens non sarebbe male. Leonardo Spinazzola o Robin Gosens? Immagino voi che in questo momento direte, dai prendi questo, no prendi questo, no prendi questo. Riproviamoci un attimo per Di Marco, perché i soldi ce li abbiamo, ragazzi. E Di Marco è anche più giovane. Ed è quello che mi piace un po' di più rispetto agli altri. Però c'è da spendere poco. Non voglio spendere troppo. Soria più 25 milioni. Ne vogliono 43. La Madonna. Andiamo di Leonardo Spinazzola.
ho deciso. Chiudiamo a 12? 12 e 100. Madonna, che taccagni. 12 e 100, va bene, va bene. 12 milioni e 100 mila. Però a questo punto, ragazzi, io mi butto nelle trattative anche con Gosens prima. Ok, hanno accettato anche l'offerta per Gosens. Quindi tra le mani abbiamo Spinazzola e Gosens. Ovviamente non li prenderemo entrambi. Il Mazz è andato al Girona. Quindi se il Mazz è andato al Girona, probabilmente Miguel Gutierrez non lo vogliono più. Proviamoci anche per lui. Capiremo poi quale prendere, ragazzi. È la prima volta che faccio una cosa del genere. 14-4, offerta accettata. La cosa che mi piace di Gutierrez, oltre che un giocatore comunque molto promettente, è il fatto che comunque è il Girona e fa parte del City Group. Sono molto indeciso, sono sincero. Non voglio prendermi qualche minuto in più di attesa per scegliere il terzino sinistro. Nel frattempo un'offerta dell'Espagnol per Harwood con Iago Nieto come giocatore, che comunque è un regen, 20 anni, 79 di euro, ovviamente rifiuto. Allora, Enzo Vitale va al Barley, in caso lo richiamiamo, vamonos, in prestito secco. Leonardo Spinazzola, quando compie gli anni? Perché se fa 34 anni adesso, no ragazzi, è 93, 25 marzo 93, quindi lui ha già compiuto 33 anni, farà i 34 molto breve. Robin Gosens, è importante raga anche questo, l'età è importante. La cosa è questa ragazzi, che conoscendomi, uno come Gosens non lo farei giocare quasi mai. Perché ha 32 anni, mi conosco. Andiamo di Miguel Gutierrez, che fa parte del City Group ed è un giocatore promettente e ha già sicuramente un buon overall perché ha 25 anni. Importante, non cruciale, lui ha perso il posto contro il Mass. Vediamo. Giocatore accettato, Miguel Gutierrez arriva dal Girona e andrà a sostituire praticamente il nostro Antonino Gallo. Ricordiamoci che noi comunque la Champions l'abbiamo raggiunta con Antonino Gallo. Poi raga, se entro fine mercato riusciamo anche a portarci a casa un altro terzino, se avete qualche nome consigliatemelo, più esperto, che possa giocare sia a destra che a sinistra, giocatore con un'esperienza quindi internazionale, che possa giocare sia a destra che a sinistra, e lo troviamo, io posso tranquillamente prenderlo. Arriva Miguel Gutierrez dal Girona e continua la sinergia tra il Palermo e il City Group. Però raga, è più o meno si equivale con Fernandez, quindi si giocheranno entrambi il posto. Gabriel Veron ha una clausola da 68 milioni però. Non ci fanno trattare, o paghiamo la clausola o nada. Ah, non me l'aspettavo però. Cioè, sono sincero, nella tre quarti sono già molto contento così, Ci mancherebbe, perché abbiamo con Trincao, secondo me, ha aumentato ancora il tasso tecnico avendo venuto su Lee. Però mi aspettavo magari di scambiarlo con uno tra Guerrero e Zeballos, magari. Anche se mi trovo benissimo con entrambi. Sfida contro il Napoli per cominciare questa nuova annata. Siamo in campionato. Questo è il nostro 11, esordio per Paolo Dybala. Con Boulaye accanto, gioca Zeballos che voleva giocare. Zeballos che purtroppo non è tornato ancora al meglio dall'infortunio lungo che ha avuto la scorsa stagione. Esordio anche per Trincao, per Kim, ex della gara. Napoli-Palermo, andiamo a giocarci. Eccoci qui, dal Maradona, Napoli-Palermo, prima di campionato, derby del Regno delle Due Sicilie, prima partita di questa nuova stagione. Quando entro in campo, non perdiamoci più in chiacchiere, voglio giocare, voglio provare i nuovi, ma soprattutto Paulino Dybala. Paulino, ci prova, Dybala! Palla fuori. Amrabat, molto bene dentro la palla per Nicolas Fernandez, fino in fondo Fernandez, la mette in avanti, sbaglia tutto, la palla torna, Fernandez dentro, Dybala con l'esterno. Dybala allarga col sinistro per Nicolas Fernandez. Abbiamo tanti argentini, sempre di più. Attenzione Zeballos, dentro per Dybala. Posizione regolare. La prima gioia per Paolo Dybala. Torna al Palermo. La prima di nuovo con la maglia rosanero. E chi, se non lui, poteva buttarla dentro. 1-0 con la fascia da capitano. Segna Upicci Riddu, Paolo Dybala. Upa dentro, Pavlidis. Chiude molto bene Carne Secchi. Poi sbaglia Trincao. Chiude Kim, Gaetano in mezzo, Pavlidis, Carne Secchi benissimo. Ancora il Napoli a testa bassa, Harwood non riesce a prendere, Pavlidis, è scivolato Kim, palla in mezzo, poi calcio di rigore. Il tasto era per spazzare, ma invece ha colpito Zerbin, calcio di rigore per il Napoli. Stupidata qui, Pavlidis contro Carne Secchi, Pavlidis, Carne Secchi, colpisce il palo con la testa, ma prende la palla. Il Palermo è ancora avanti grazie al miracolo del suo portiere. Guerrero, McBree, è partito Enzo Fiore, attenzione Fiore, ha la palla sul sinistro, Fiore col sinistro, in contropiede,
è tornato il nostro Enzuccio Fiore. Festeggia tutta la panchina, il Palermo raddoppia nel finale. Enzuccio Fiore, la. Finisce qua, arbitro fischia gentilmente, finita arbitro, direttore, finisce qua. Palermo espugna il Maradona, cominciamo alla grande questa stagione. Ricordiamoci che lo scorso anno la prima l'abbiamo simulata, è pareggiata. Allora, ci sarebbe la sfida col Bologna, ma fermiamoci qua. Nel frattempo, altra offerta per Harwood, 45 milioni dal Brighton. Raga, Harwood non si muove da Palermo. Se pro voglio, secondo me, fare un upgrade ulteriore a questa rosa, ok un altro centrale, magari prendere un centrocampista più forte di Amrabat, anche se io lo adoro, sono sincero, e magari tentare un altro colpo in avanti, magari un attaccante ancora più forte di Buladia e tenerci Buladia per la panchina. Sarebbe clamoroso, sarebbe veramente clamoroso. Fatemi sapere cosa ne pensate degli acquisti che abbiamo fatto quest'oggi. Quindi via commenti qui sotto, ditemi la vostra, date un voto a questo mercato da 1 a 10. Se volete un prossimo episodio il più presto possibile, fatemelo sapere qui sotto con l'hashtag muoviti. Vi abbraccio tutti e ci vediamo quindi molto molto presto. Ci sarà ancora da divertirsi, ne sono sicuro.